là. Aspetta che dobbiamo farla saltare per piacere la sala. Giulia. Sì, che cosa? Sì, mi accade di sapere la risposta giusta. Benvenuti, iniziamo con un po' di ritardo questa sessione di diploma estiva anno accademico 2022 e iniziamo subito con Ambrosi, e il suo progetto di tesi è il volo della rondine, il relatore è il professor Anselmo Roveta, correlatrice è professoressa Maraceri, lascio a Anselmo una breve introduzione. Innanzitutto buongiorno, il progetto di tesi di Riccardo Ambrosi ha ragioni profonde e intime, ma prende forma in una narrazione che si dà subito come universale, capace di coinvolgere emotivamente ben al di là del dato individuale e biografico. Una narrazione che intreccia un misurato, lo ascolterete, e parte testo di intensità poetica con un impianto visivo saldamente dentro all'odierna ricerca di amministrazione. I motivi, i temi che affronta non sono riconducibili solo all'elaborazione del lutto, ma investono un ragionamento profondo intorno alle idee di casa, dell'infanzia, della dimensione nostalgica che entrambe si portano, ma come possibilità di cambiamento, trasformazione della morte. E parlare con Riccardo, vedere il suo lavorare è stato un piacere in questo tempo, vedere come via via ha fatto un lavoro di grandissima ricerca personale intorno a un'emozione, intorno a un dato biografico, ma è stato poi capace di una resa narrativa di lavorare a sottrazione, di ulteriore sottrazione. Diciamo che l'amore di narrativa ed emotiva che era in campo nel momento in cui è venuto questo progetto è stato via via lavorato con sapienza. La correlatrice Maraceri, che oggi non è con noi, mi scrive, per tutti voi, lo studente rivela una sorprendente sapienza tecnica e una matura interpretazione simbolica nello sviluppo della narrazione con l'immagine. Si colgono inoltre riferimenti e tracce di una tradizione grafica assimilata con consapevolezza, unitamente alla personale interpretazione delle forme. Salta agli occhi l'autenticità di una ricerca e un lucido, differenziato approccio ai diversi linguaggi attraverso i quali la sottoscritta ha visto esprimersi alla gente. Prego, Riccardo. Buongiorno a tutti. Inizierei leggendo insieme a voi, sfogliando l'altro che ho realizzato come progetto di tesi, intitolato Il volo della rondine. A volte ero ancora tra i rami delle piante che batteva, presi tanto rive in testa, avrebbero dovuto farmi più forte, mi diceva. Profumava di cantina, di vino, di carte e di domenica. S'attardava il curvo a osservare un filo d'erba al sole. Una mattina d'estate rimase in poltrona, immobile, fuori i rami dei suoi nidi danzavano crollati dal vento. Lo spiai di nascosto, ascoltando il suo silenzio. Poi all'improvviso accadde. Chiusi tutte le finestre, mi giurai che me lo avrei fatto volare via. Legai l'estremità di un filo alla sua zampa destra.
L'altra tornò più di me e fece un fiocco. Mi presi cura di lui come lui si prese cura di me. Ma quella mattina di settembre trovai la gabbia aperta, ero volato via, via da me. Ora non è rimasto nulla, o forse è rimasto tutto, forse un nodo e non un fiocco. Sono rimasti gli olivi, stanchi e aperti, è rimasta la sua poltrona, forse profumo ancora di cantina, di vino, di carte e di domenica, forse ho preso qualche riga in testa. Quella mattina il cielo era bellissimo, quella mattina volo via, come le rondini che migrano nei primi giorni di settembre, come le rondini che non ci sono più. Allora, l'arco realizzato, quello della rondine, è, come avrete potuto capire, un arco sulla morte, in cui autobiografismo e finzione si fondono in un racconto a tratti surreale e kafkiano. I temi della morte, della malattia e della vecchiaia sono viste e percepite dagli occhi di un bambino. Tre sono i temi principalmente analizzati in questo album. Morte, in quanto è appunto tema cardine di questo libro. Potrei stare ore a parlare su questo tema. Lo ritengo una delle tematiche più discusse nella storia della riflessione umana. Ma quello che farò sarà limitarmi a citare un libro per mio capolavoro, L'anatra della morte di Panni di Goffelbrook. In particolare vorrei soffermarmi sulla presentazione della morte di Elbrook. Sfido comunque a non commuoversi davanti a questa figura. Credo che ognuno abbia il proprio personale cortocircuito guardandola. Io personalmente vedo mio nonno un essere più bello che aspetta l'ora giusta per andare a dormire. E magistrale la capacità di Elbrook nel far convivere testo e immagine in questo libro. Sorrido sempre quando leggo il dialogo tra l'anatra e la morte sulla morte stessa, che ora leggerò. Certe anatre dicono che si diventa angeli si sta seduti sulle nuvole, si può guardare la terra dall'alto. Possibile, disse la morte, e si mise seduta. In ogni caso le ali c'è già. Certi anatre dicono che nelle viscere della terra c'è l'inferno, dove si finisce all'istinto se non ci si è comportati da brave anatre. È sorprendente ciò che vi raccontate voi anatre, la verità è che non lo sa nessuno. Nemmeno tu lo sai, strepitò l'anatra, la morte si limitò a guardarla. È sorprendente come Elbrook in queste poche righe abolisca ogni tipo di visione comune della vita dopo la morte. Ogni dicotomia mi salvando, paradiso inferno, nuvole fuoco, bene e male, e lo fa a mio parere nel modo più giusto, corretto e gentile che ci siamo visto in letteratura. Secondo tema di questo album, la metamorfosi, è un tema molto caro, in quanto credo che spesso indicando un essere umano non si faccia altro che mostrare la sua vera natura. Ed è proprio spogliandoci i vestiti che indossiamo, i gesti che compiamo, che mostriamo che siamo veramente. Il terzo tema, l'ultimo di questo album, è il volo. Certamente legato ai precedenti, è metafora di morte, in quanto ciò che essere compie per elevarsi in cielo, ma anche capacità acquisite in seguito di una metamorfosi. Ho deciso di illustrare la rondine del suo volo per chi vi ricordo da bambino di guidare sotto l'ultima tegola della nostra casa e volare attorno. Le distinguevo in cielo per bellezza ed eleganza dagli altri uccelli. Poi un giorno, tanti anni fa, lui. Per quanto concerne la stesura del testo, ho inizialmente scritto una prima versione poetica
di un testo rozzo ma decisamente vero. Mi è poi bastato rileggerlo, modificarlo, non stravolgerlo, per trasformarlo in altro, nel giusto convivio tra realtà e surrealtà, tra autobiografismo e surrealtà. Mi permetto di utilizzare quest'ultimo termine perché credo che molto spesso il reale si mostri più reale del reale stesso. Mi spiego meglio, il surreale si mostra più reale del reale stesso. Mi spiego meglio, come quello che succede durante i nostri sogni, durante i sogni. Noi crediamo che siano frutto della nostra immaginazione, della nostra fantasia, e per questo non riteniamo, non diamo intimità di realtà. Ma non credo che ci sia niente di più sbagliato, penso che proprio mentre dormiamo il nostro reale può animarsi e può vivere. Come suggerisce Landmeyer nel secondo punto del suo decalogo, mi sono abbandonato a quelli che erano i miei ricordi e mi sono lasciato cullare da loro, e ricordi principalmente di infanzia. Credo che la scelta di illustrare i bambini sia stata per un motivo ben preciso. Credo che i bambini siano concesso in un aspetto molto maggiore di emozione rispetto a noi adulti. Credo che gli concediamo avere paura, piangere, meravigliarsi, e per questo a volte gli video. Ho poi deciso di illustrarmi nella casa che abitavo, uno sopra e uno sotto, perché in qualche modo credo che sia ancora più bella la mia casa. In questo albo c'è il movimento della nostalgia, ora cercherò di non annullare con questa definizione, ma credo che sia veramente bella. Deriva dal greco nostos, che significa appunto ritornare a casa, alla propria terra, e argos, il dolore dello stare lontano. E la domanda che mi sono rispondendo è appunto che cos'è casa per me. Casa è l'infanzia. Casa sono tutti i luoghi in cui abbiamo potuto semplicemente passare del tempo, una cameretta, un sottoscala, una cantina, una soffitta. Per quanto riguarda la realizzazione effettiva dell'albo, dopo aver scritto la prima stesura, per i giorni successivi ho disegnato tutto ciò che mi è rimasto alla mente, e in un flusso liberatorio. Ho poi realizzato, ho scritto poi ho fatto la lavagna, stella, scritto l'online, soggetto e scaletta, per poi avviare la fase di storyboarding. Questo è lo stato per realizzare. E una volta constatata la buona realizzazione dello storyboard, ho avviato la fase di realizzazione delle illustrazioni definitive. Sotto consiglio della guida della professoressa Cerri, ho deciso di realizzare il tecnico mista, con l'utilizzo più o meno di matite colorate, gessi, solventi, acrilico e olio. Concludo dicendo che non credo nel paradiso, non credo nell'inferno, negli angeli e nei fantasmi. Credo che qualcuno di coloro che spicchi il volo resti qua. E non è all'ombra di un cipresso, ma nei ricordi che portano il loro nome. Il famoso canto navaco recita: non restare a piangere sulla mia tomba, non sono lì, non dormo. Sono mille venti che soffiano, sono la scintilla del grande finale. Sono la luce del sole sul grande del mattino, sono la pioggerellina d'autunno, quando ti svegli nella quiete del mattino. Sono le stelle che brillano la notte, non restare a piangere sulla mia tomba, non sono lì, non dormo. Bravo. Grazie, Riccardo.
Grazie a voi. È dura. È chiaro. Anche ci vuole, ci vuole. Anche ci vuole, normale. Ascolta, tornando alla, alle tecniche che hai utilizzato, no? Vuoi un po' raccontarci parlando di tecnica mista, eccetera, magari certo. Andando sullo slide ci parli un attimo di quello che è stato un po' anche un po'. Allora, ovviamente prendi tutto il carico, facciamo. I bozzetti che ho fatto inizialmente sono stati bozzetti in qualche modo che ho ripreso e riportato fedelmente nelle tavole definitive. La tecnica è una tecnica lunga, in quanto da un disegno preparatorio a una tinta su un foglio ho iniziato a stratificare e aumentare diciamo, la densità della materia di queste tavole. E qui possiamo vedere appunto una tavola in cui dal nero si intravede e stacca questo blu e lì semplicemente da una base di solventi, gessi e grafite ho quindi una materia in qualche modo secca come può essere un gesso mettendoci sopra un olio, il blu in questo caso sono riuscito a creare texture, questa metricità. E l'ho applicata diciamo più o meno in tutte le illustrazioni. Ho deciso di non applicare questa tecnica così in qualche modo pesante, claustrofobica in certi casi, in tutte le illustrazioni per dare respiro. Come qua mi sono limitato semplicemente a fare un cerchio in tecnica, mentre le colline e il paesaggio a matita, che riprende comunque tutto ciò che c'è nell'arte sulla tavola, non è il vostro prodotto, cioè è tutto un lavoro di tavola, ma sì, non sì, c'è sì, un sì, passaggio sì, di post-produzione. C'è in certi casi quando avevo bisogno di tirare fuori un colore rispetto che magari un'ombra, chiaramente su carta le immagini sono in moto, in scansione cambiano i colori, mi sono reso conto che l'utilizzo del blu è un colore effettivo. Sì. E la post-produzione l'ho utilizzata appunto per migliorare l'immagine, io volevo appunto un'ombra più marcata, alzavo, scurivo, e anche per i colori. Poi per il resto le immagini erano così, definitive erano così. Grazie. Io una domanda sempre un po' tecnica per riflessi, insomma, questo possiamo comprendere perché tutti siamo condotti in questo grande mistero, tutti abbiamo esperienza. E lo sfogliato c'è un po' eccezionale, appunto quando a un certo punto c'è questo passaggio per cui ti accorgi che si sta parlando di un uccellino piuttosto che di una persona, questo è straordinario, veramente un atto politico micidiale e perfetto della storia. Lo stampato è chiaramente molto pesto di colore, quindi è sbagliato rispetto a quelle immagini che sono più luminose, non è controllato bene questo livello diciamo molto sottile che ti avrebbe permesso magari di dare un rapporto molto più magico. No? Ho trovato un po' di fastidio in questa pagina qui perché passi da una realtà all'altra, queste realtà sono completamente molto contrastate, per cui è interessante qui dove vengono accostate due realtà nella doppia pagina perché lo devi fare e questo è un passaggio, cioè stai dentro ma stai anche fuori, no? Come anche qui, stai dentro, stai fuori, però stai troppo su un particolare piuttosto che dentro uno spazio, no? E fuori anche in un altro spazio, no? Quindi questa la trovo un po' difficoltosa, qui si trova all'inizio, per cui provo un po' di fastidio. E trovo assolutamente fastidiosa questa qui, in cui racconto, visto che nel vostro report il disegnatore disegnava gli alberi, molto più poetica come immagine, questa invece è un po' da, un po', come dire, sei tu, però sei solo tu. Mentre lì era il paesaggio, eri tu, era la rondine, era tua mamma, era tante cose. Quindi, immagine di chiusura
come dire, autobiografica, no? Però più perfetta, perché comunque cioè, ti lasciava sempre questo grande spazio, un po' di fantasia, no? Mentre questa qui invece diventa quasi un espediente tecnico, cioè schiaccia tutto sul disegno, dice chi sono te, te, ci dice chi sei tu, no? Ma non serve. Grazie. Complimenti. Grazie. Anche per la ricerca. Io volevo chiederti una cosa che mi interessa molto, il lavoro che hai fatto sulle parole, no? E in realtà ci vedo anche un legame molto forte rispetto alla sintesi narrativa, no? Hai trovato un linguaggio, una tecnica che è molto carica, come si dice, che in alcuni casi ti chiedeva anche poi di creare un contrasto, quindi andare solo a matita per alleggerire, creare un po' di tensione di ritmo narrativo. Però sintetica nel senso che i passaggi narrativi attraverso il volume, l'albo, vengono in maniera molto netta, molto veloce, no? Anche sottile, però sempre molto veloce, cioè nel senso, lo stacco, la metamorfosi, ad esempio, è da un'immagine all'altra, direttamente, viene raccontata in un suo sviluppo. E mi sembra che con le parole c'è un lavoro così, sottile l'attenzione, ho visto anche un po' dei riferimenti, dei riti e quant'altro, mi ha ricordato molto un test di Tipollo degli anni 60, di Human Space, quindi questa attenzione ai dettagli della casa, su come lo spazio viene percepito. Volevo soltanto raccontare un po' questo lavoro sulla parola che ha fatto. Sì. Come avevo detto prima, appunto, la prima stesura del testo è stato un testo di getto, tutto quello che lo scrivo l'ho scritto e lì non mi ero dato regole di nessun tipo. Successivamente a ciò ho iniziato a scrivere un lungo elenco di parole che in qualche modo avrebbero potuto guidarmi sul giusto utilizzo di quest'ultime. E per la stesura definitiva semplicemente ho scritto dei pensieri, ho scritto delle parti, infatti poi anche la divisione per pagine, e poi le ho semplicemente assemblate e rileggendole dove sentivo che c'era una ridondanza, dove andavo a modificare, ma ho cercato comunque di mantenere quella semplicità di testo poetico, qual è secondo me, e spero di esserci riuscito in qualche modo. Come diceva lei prima, sì, in qualche modo il testo si accompagna le immagini, non le sovrasta, si nasconde, a volte è un'eco lontana che vi sbiglia. Spero di essere riuscito in questo intento, ma un po' quello che volevo fare, volevo un testo che rubasse, diciamo, del tempo alle immagini, ma chiede semplicemente un input per l'illustrazione. Grazie. Se non ci sono altre domande, no? Ti ringrazio. Grazie. Vedremo le tesi in due blocchi, sette in un gruppo, e quindi poi dopo ci ritireremo e faremo la programmazione. Ok, penso che ti immagino che dovete passare da un po'. Ok, grazie. Grazie. Un tempo, tipo 24 ore, entro cui può essere evocato. Cioè, se io passo dalla commissione e mi sbagliano, dai, parlo solo con te. Avendo un esempio. Siete tutti? Abbiamo una bigliettina umana. Va bene. Ambrosio Riccardo, in qualità di direttore di questo istituto, ti conferisco il diploma accademico di secondo livello in progettazione grafica editoriale in direzione di illustrazione con la valutazione di 110 e lode. Grazie.
era per l'appunto costruire una narrazione dalle ragioni profonde, capace di darsi da subito un universale e di coinvolgere emotivamente ben al di là del dato più grande. Grazie mille. E basta, ti ho finito il file, devi mettermi una cintura.